Il Sulmona conquista il primo punto stagionale e lo fa nel match salvezza contro il Vasto Marina. Nei padroni di casa c'è l'esordio dell'attaccante ex Savoia Carmine Palumbo, che però, essendo arrivato solo da qualche giorno, deve ancora ambientarsi. Assente invece Domenico Nicola, vittima di un attacco di coliche. Negli ospiti out per infortunio Monachetti, Forte e Lomele. La gara stenta a decollare, in alcuni frangenti prevale la noia, si assiste infatti solo a tentativi sporadici del Vasto Marina con Cicatiello, con Volpe che costringe Carossa alla parata in due tempi e con Stigliano. Superiamo abbondantemente la mezz'ora ed arriviamo al 37esimo per assistere al primo tentativo del Sulmona, cross dalla sinistra di Cavasini e Di Michele manda fuori. Al 38esimo il Vasto Marina sfiora il gol con Volpe, che ha lo spazio giusto per tirare, ma la palla colpisce clamorosamente il palo. Fortunato il Sulmona in questa circostanza. Al 42esimo, come in precedenza, il Sulmona ci riprova con un cross dalla sinistra. Pelusi spedisce in aria, ma il colpo di testa di Reale termina fuori. Nella ripresa di Marcantonio toglie Cucurullo ed inserisce Del Gizzi. Al primo conclude Campanella, ma para Cialdini. Al 12esimo viene lanciato a rete Camarà. Sembra netto il fuorigioco non segnalato. L'azione va avanti con Camarà che conclude, ma Carosa risponde presente. Due minuti dopo si rende pericoloso il Sulmona. Punizione di Del Gizzi. In aria colpo di testa di Di Francia. La palla viene poi allontanata ed il Vasto Marina si salva. Al 18esimo Stigliano manda in avanti, ma Cataruozzo non riesce a correggere rete. Due minuti dopo Cavasini lancia ottimamente Pelusi, che manda incredibilmente fuori. Al 22esimo stava per costar cara una leggerezza del portiere Carosa, ma poi per fortuna del Sulmona ci pensa Cavasini ad evitare la rete, salvando sulla linea il tiro di Cataruozzo. Ancora Cataruozzo si vede istanti dopo con un diagonale. Al 27esimo nel Vasto Marina è costretto a lasciare il campo per infortunio Schettino, al suo posto Napolitano. Al 33esimo Pelusi manda ancora una volta fuori e la partita è tutta qui. Il Sulmona si prende questo primo punto che serve quantomeno a sbloccare la squadra moralmente. Ed il primo punto è stato festeggiato con il terzo tempo organizzato dalla dirigenza al termine della partita.